5 anni sono pochi per riuscire a intervenire completamente in tutte le ramificazioni delle amministrazioni comunali. Io ho dovuto apprendere dai giornali, per esempio, poi vedremo se sarà un fatto vero o non vero, che durante la scorsa campagna elettorale un dirigente del Comune di Napoli, quindi nemmeno, come dire, con tutto il rispetto, però lo dico come per dire che ha meno potere dell'ultimo degli impiegati di municipalità, un dirigente del comune invece di servire lealmente l'amministrazione operava per fottere il sindaco di Napoli, scusatemi il termine, ma questo emerge dalle investigazioni. Noi abbiamo ereditato 20 anni di un certo modo di fare politica, con le consulenze esterne, con le chiamate dirette, con i collegamenti politici, quindi potete immaginare che in 5 anni si è fatto un lavoro enorme, la testa è stata completamente pulita. La maggior parte dei dipendenti sono persone operose, oneste e che fanno un lavoro leale, ma non vi sfugge sicuramente che al comune, come nelle municipalità, come nelle società partecipate, ci possa essere ancora chi va controcorrente, ma non nel senso che non sia fedele al sindaco, controcorrente che proprio va in un'ottica di assoluta non trasparenza delle azioni e delle sue condotte. Quindi noi andremo avanti e da qui ai prossimi 5 anni completeremo su quella che è la riforma della macchina amministrativa, che come sapete in campagna elettorale ho detto essere uno dei punti centrali del secondo mandato. Non a caso i napoletani, che guardano molto lontano, hanno votato Luigi De Magistris, che della questione morale, della lotta alla mafia, alla corruzione ne ha fatto una ragione di vita. E guardate che mi fa piacere di questa domanda, soprattutto da dove è cominciata, da Romeo. Il togliere Romeo dal comune di Napoli non è stata un'operazione facile e sapevo perfettamente, avvisai tutti i miei collaboratori più stretti, che non sarebbe stata un'operazione indolore per il tipo di ramificazioni che l'uomo aveva messo in campo, per la capacità, come si può vedere anche dalle ultime investigazioni, di arrivare ovunque. E quindi noi abbiamo dovuto operare nei confronti di articolazioni tentacolari, e quando ci sono tanti tentacoli, qualche tentacolo, bisogna stare attenti perché può sempre rimanere. Io quello che noto, per come ho fatto io quella campagna elettorale, vi ricorderete che più volte ho lanciato l'allarme, si tentò in tutti i modi non solo di ostacolarmi chiaramente con la legittima dialettica democratica che fa parte di ogni campagna elettorale, ma mi pare assolutamente di capire che un po' tutti i candidati miei avversari, tranne quelli minori, hanno fatto di tutto operando con azioni di alto impatto inquinante per cercare di alterare il percorso democratico della dialettica elettorale. Ricordiamoci esattamente quello che è accaduto e quello che sta avvenendo fuori in questi ultimi giorni, a un anno dalle elezioni, assume caratteri particolarmente inquietanti, cioè attività di calunnia e diffamazione con dossier avvelenati per accoltellare il sindaco in carica che si era candidato, addirittura la Valente che, come dire, prepara liste o comunque il Partito Democratico o comunque l'area che la sosteneva con persone che erano totalmente ignare di quello che stava accadendo. E questo è quello che sappiamo. Questo è quello che sappiamo e questa è l'azione che è stata messa in campo per impedire evidentemente che una città amministrata con le mani pulite e in modo onesto lo si potesse fare per altri 5 anni. E loro, chiudo perché c'è un altro passaggio, ci tengo a dirlo, loro sapevano perfettamente che nel secondo mandato noi avremmo visto più risorse. E voi pensate che da qui ai prossimi 3 anni quasi 2 miliardi di euro di opere pubbliche, e non è partita ancora Bagnoli che sta per partire. Immaginatevi se oggi Napoli non fosse amministrata da un sindaco con le mani pulite che ha fatto la lotta alla corruzione, alle mafie, la ragione della sua vita, e ci fossero state le persone che facevano le liste come hanno fatto, che andavano in campagna elettorale Mola e Valente da Romeo e si sapeva perfettamente chi era Romeo. Insomma, queste cose, al di là delle vicende giudiziarie che io faccio il sindaco, mi interessano da osservatore esterno, sono vicende politiche che sono davvero inquietanti. Secondo lei la Valente dovrebbe dimettersi, come chiede parte del suo stesso partito, o deve rimanere in consiglio? È un tema che non mi interessa per nulla, perché le dimissioni attengono alla coscienza delle persone, ai dibattiti interni delle aree politiche a cui appartengono. A me quello che interessa è fare politica in modo assolutamente diverso rispetto a Valente, Bassolino, Mola, Lettieri, di chi fa l'amministratore locale o il politico a sua insaputa. Cioè, noi teniamo tanti difetti, facciamo errori e ne abbiamo fatti, e spero ne faremo pochi nel futuro, ma non escluso che ne faremo, ma sicuramente siamo politici a nostra conoscenza, cioè non siamo a nostra insaputa. Noi quando ci svegliamo la mattina sappiamo qual è la missione che dobbiamo compiere e sappiamo soprattutto che tantissimi militanti sempre di più sono al nostro fianco per cambiare da Napoli la politica, non solo di Napoli ma evidentemente anche del nostro paese.